Vuoi un esercizio per il tuo percorso di stimolazione cognitiva semplice, divertente e versatile? Resta con me. Sono Giusy e oggi ti presenterò un esercizio per il tuo percorso di stimolazione cognitiva. È un esercizio veramente semplice, versatile e divertente. Sicuramente lo conoscerai già, è un gioco molto conosciuto ed è versatile perché attraverso piccole semplici modifiche potrai appunto modificarlo, renderlo flessibile per il tuo percorso di stimolazione cognitiva. Così lo potrai adattare al tuo specifico percorso. Il gioco di cui sto parlando è Cose, Nomi, Città. Sicuramente lo conoscerai, ci avrai già giocato. È un gioco molto importante, può essere utilizzato sia per la prevenzione del deterioramento cognitivo, quindi proprio per allenare la mente, e può essere utilizzato invece anche in caso di decadimento cognitivo lieve o moderato. È per questo che parlo di gioco e di esercizio versatile, perché può essere veramente adattato attraverso piccoli trucchi a seconda del percorso che stiamo facendo. Adesso vi spiegherò come. Iniziamo proprio a giocare insieme. Per comodità, oggi iniziamo dalla lettera A. Quindi prendiamo un foglio, anche bianco, e in alto scriviamo A, oppure una lettera che ci piace. Poi scegliamo con quali categorie giocare. Oggi giocheremo con nomi di persona, animali, cibo e nomi geografici. Il gioco consiste, in questo caso per la lettera A, di individuare appunto tutti i nomi di persona, tutti gli animali, tutti i cibi e tutti i nomi geografici che ci vengono in mente con la lettera A. Già qui vi spiego le prime modifiche per rendere il nostro gioco, il nostro esercizio, più difficile o meno difficile, perché vi ricordo che un esercizio di stimolazione cognitiva deve essere sempre calibrato e pensato rispetto a quella determinata persona. Quindi non deve essere né troppo facile, sarebbe noioso, né troppo difficile, sarebbe frustrante. Quindi possiamo decidere, ad esempio, di utilizzare, come in questo caso, categorie molto generiche come cibo, animali, nomi di persona, o renderlo un po' più difficile utilizzando delle categorie più specifiche. Ad esempio, i nomi di persona possiamo dividerli in nomi maschili, nomi femminili. Ad esempio, gli animali possiamo dividerli in sottocategorie, quindi uccelli, mammiferi, insetti, felini. Così rendiamo l'esercizio assolutamente più complesso. Il cibo anche può essere diviso in sottocategorie, perché il cibo è tutto ciò che è commestibile, ma io posso dividerlo ad esempio in semplicemente frutta o verdura, così restringo il campo delle categorie. E così i nomi geografici propri possono essere vari, posso decidere di restringere la categoria e quindi di voler solo i nomi delle città, i nomi dei continenti, i nomi delle regioni italiane, i nomi di fiumi, i nomi di monti. Capite come il gioco è assolutamente più difficile. Per rendere il gioco un po' più facile posso suggerire di scrivere almeno due nomi per ogni categoria. Per renderlo più difficile posso dire scrivimi quanti più nomi ti vengono in mente. Provate anche voi veramente, se lo fate per voi stessi o se lo fate insieme a un familiare con delle difficoltà. Fatelo anche voi, è un bel esercizio di prevenzione. Questo gioco, chiamato generalmente Cose, Nomi, Città, è un ottimo esercizio per allenare l'attenzione, il linguaggio, un esercizio proprio specifico per il linguaggio, ma anche la memoria. Bene, grosso modo ho detto un po' come si svolge il gioco. Provate, questo è uno degli esercizi che io propongo all'inizio di un percorso di stimolazione cognitiva, perché mi dà l'idea un po' del livello della persona, mi dà l'idea della capacità di comprensione di un compito, mi dà l'idea del livello appunto del linguaggio, di memoria, e mi dà l'idea anche delle capacità grafiche della persona, perché se la persona è disgrafica in questo esercizio si vede subito, salta subito all'occhio. Anche se una persona fatica a scrivere, ma vedete che l'abilità c'è, insistete, cioè usate a fare questo gioco come la modalità scritta, perché è comunque un esercizio. Se la persona veramente invece ha perso completamente questa capacità ed è inutile continuare a insistere, potete assolutamente fare questo gioco anche semplicemente in modalità orale. Quindi vedete perché ho detto che questo gioco e questo esercizio è veramente versatile. Io continuo a chiamarlo gioco perché l'ho detto in molti altri miei video e ci tengo, lo ripeto anche in questa occasione. La
stimolazione cognitiva deve essere un percorso piacevole e divertente. Quindi quando lo fate, create un clima piacevole. Quando lo proponete a qualcun altro, proponetelo come un'attività per passare insieme del tempo di qualità, per fare del bene a noi stessi, per allenare la nostra mente, per prenderci cura di noi. Quindi non proponetelo, mi raccomando, come un dovere o un compito scolastico. Se avete qualche domanda rispetto a questo esercizio, scrivetemela nei commenti comuni sotto il video, così quando rispondo la mia risposta può essere utile a tutti quelli che guarderanno e leggeranno i commenti. Mi ero ripromessa di fare un video corto, così sarebbe stato facile da seguire, però mi rendo conto che ci tengo veramente a darvi molte precisazioni per fare questa attività in modo corretto. Allora, mi raccomando, se alla persona non vengono subito le parole che invece a voi vengono, avete lì pronti nella mente, non sostituitevi subito con la parola, ma abbiate veramente pazienza, date all'altro il suo tempo necessario per fare quell'esercizio. Se vediamo invece proprio che la parola non viene, a questo punto possiamo metterla sotto forma di indovinello, cioè dare degli indizi per arrivare a quella parola in modo da stimolare la memoria, anche la memoria semantica, la memoria di significato. Bene, spero veramente che questo esercizio vi diverta, vi sia utile. Grazie mille veramente per il tempo che mi avete dedicato e buona giornata a tutti.